deciso di nuovo di riprendere a camminare. Questa è la prima escursione che faccio dopo 20 anni, anche di più. Oggi quindi vi porto con me a fare questa prima prova, a fare un test sulla mia condizione fisica e sul, diciamo, la possibilità di ritornare alle altezze dopo che abbiamo avuto un periodo di pressione alta e non ci potevamo andare. Ragazzi, ho deciso di riprendere a camminare in un luogo che mi è molto caro e molto familiare. Ci troviamo nel Parco dei Monti Simbruini. È un sentiero a me molto caro e poi tra le altre cose anche abbastanza semplice, perché è una carrareccia, quindi per riprendere a camminare è quanto di più ideale possibile. E ho deciso di riprendere a camminare oggi, in questa giornata che per me negli anni è sempre stata un po' particolare. Siamo a Ferragosto, il giorno dell'Assunta, e io negli anni precedenti, quando camminavo abbastanza, mi facevo il Ferragosto al Gran Sasso, dormivo lì la notte e poi il giorno dopo mi andavo a fare la vetta. E oggi invece, per riprendere a camminare, abbiamo optato per questo sentiero molto bello che si trova vicino Filettino ed è il sentiero che porta da Serra Sant'Antonio, dal valico Serra Sant'Antonio, a Fonte della Moscosa. È una carrareccia, quindi percorribile tranquillamente da tutti. Siamo intorno a un'altitudine di 1600 metri. Ed eccoci finalmente arrivati a Fonte della Moscosa. Il posto è uno spettacolo. Devo dire la verità, per niente faticoso, però appagante. Guardate che belli i cavalli. Qui sopra, più su, ecco, dietro questi alberi qui, troviamo il Monte Viglio, una delle vette più alte del Lazio. Siamo fermati, abbiamo mangiato un panino e adesso ripartiamo e ritorniamo alla macchina rifacendo il percorso che abbiamo fatto all'andata. Ci metteremo circa 40 minuti, ma perché vado molto piano e perché devo riprendere un po' il movimento, e ci vediamo dopo lungo il sentiero.